Molto interessante l'argomento, prendo un po' spunto da quello che mi hai appena detto, molto interessante appunto l'argomento del post-workout, del pasto post-workout, no? Ancora oggi in realtà si continua a fare diversi studi, oramai diciamo no, non ci si domanda più se assumere proteine o se assumere proteine con carboidrati e o grassi possa essere benefico o meno, però magari sulle quantità o sul tipo di proteine o sul tipo di carboidrati, ecco, soprattutto sul tipo di carboidrati, io credo ancora oggi non c'è tutta questo accordo, no, in letteratura scientifica, chi preferisce carboidrati ad alto indice glicemico, comunque carboidrati semplici, chi carboidrati più complessi. Qual è la tua posizione, quantomeno a riguardo, o comunque ciò che utilizzi con gli atleti? Beh, è sempre così perché in letteratura scientifica tutti gli studi, tutti gli esperimenti vengono fatti generalmente in laboratorio, cioè in un ambiente asettico dove appunto non ci possono essere influenze esterne, ma proprio per avere dei dati misurabili, perché se non posso misurare le cose non posso neanche migliorarle. Cosa succede però? Che sul campo le cose non sono così precise come accade in laboratorio. Di conseguenza, chi opera nel mondo dell'allenamento e dell'alimentazione deve essere in grado di avere una certa manualità. Cosa significa? Significa sì studiare, sì ovviamente tradurre delle linee guida, ma al tempo stesso applicarle anche al campo, quindi portarle nel campo. Quindi non è il dietista, il dietologo, il biologo nutrizionista che scende con il camice sul campo, ma è una persona che va a osservare prima di tutto gli atleti e l'atleta che va ovviamente nel suo studio a ricevere una strategia nutrizionale. Quindi dobbiamo sempre adattare all'individuo che abbiamo davanti quello che noi abbiamo studiato, col buon senso, con l'esperienza e anche con la conoscenza della prestazione sportiva. Assolutamente sì, assolutamente sì. Posizione, carboidrati semplici o complessi, secondo te? Dipende dal momento, sai, perché quello che molto spesso si tende a non considerare è che in realtà durante l'attività sportiva c'è una diversa modulazione ormonale rispetto al riposo. Cosa significa? Significa che durante l'attività sportiva, specialmente di endurance, nei momenti in cui stiamo facendo fatica, quindi nel momento in cui siamo più vicini alla crisi, diciamo così, non abbiamo la stessa situazione che abbiamo a riposo. Quindi tutto lo zucchero che in quel momento buttiamo nel sangue subito viene acchiappato ovviamente dal nostro circolo ematico che lo trasporta ai muscoli, ma soprattutto agli organi che ne hanno più bisogno in quel momento. Diverso è invece a riposo, dove quando la glicemia, quindi la concentrazione di zucchero nel sangue aumenta, aumenta anche l'insulinemia, cioè l'ormone dell'immagazzinamento, che va magari a immagazzinare l'eccesso di zuccheri in più che abbiamo, con tutta una serie di vantaggi e svantaggi, ovviamente, a seconda della quantità di zucchero che andiamo a trovare. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire in che momento della prestazione noi ci troviamo. E poi ricordarci che sempre anche la quantità, la dose a fare l'effetto, come sai, dal punto di vista scientifico si dice dose-effetto. Per esempio, prima parlavamo delle proteine. Assumere dopo l'allenamento 7 grammi di proteine per andare a stimolare la sintesi proteica, non dico che sia inefficace, ma insomma non ha la certa spinta sicuramente di assumere dalle 15 ai 20 grammi di proteine subito dopo l'allenamento. Quindi sempre a dose effetto, ecco. A riposo, in realtà, quello che io consiglio, se vogliamo tradurlo, magari dando anche dei consigli pratici, è la quantità, ma al tempo stesso la scelta degli alimenti da mettere nel piatto per quanto riguarda i carboidrati. Per dirla come si mangia, per esempio, nel pasto, sicuramente suggerisco agli atleti di assumere alimenti che abbiano una più ricca concentrazione di vitamine, di minerali, come ad esempio magari i cereali a chicco, a differenza del riso bianco. Però anche qui dobbiamo chiarire la situazione, perché se ho davanti un atleta, un triatleta magari delle lunghe distanze che ha fatto un doppio allenamento al mattino e ha un ulteriore allenamento al pomeriggio, allora va da sé che deve recuperare in maniera significativa. E in questo caso, per esempio, il GLUT4 rimane elevato più di mezz'ora o un'ora rispetto magari all'atleta amatore che invece non è così esperto anche dal punto di vista ormonale. Quindi non per complicare le cose, ma non voglio neanche sfuggire alla tua domanda, ma devo sempre considerare in che momento della giornata ci troviamo e chi abbiamo davanti, quindi qual è la sua esperienza e quindi quale sarà la sua sensibilità anche a livello ormonale
generare una risposta in base a quello che noi mangiamo, perché sì, se tu mi chiedi come alimentarci per il benessere, quali carboidrati preferire, ti dico sicuramente quelli integrali e non integrati, a chicco magari, quindi non macinati, quindi non le farine di possibilmente, ma il chicco vero e proprio. E però se parlo di un atleta che si allena tantissimo, cosa succede? Che deve continuamente recuperare e al tempo stesso anche ridurre il rischio di stress intestinali, quindi benissimo la verdura, benissimo i polifenoli, benissimo la frutta, ma non dobbiamo eccedere neanche da quel punto di vista. E poi, come tu sai, molto spesso noi abbiamo davanti anche atleti che soffrono di, che sono sensibili ai FODMAPs, quindi anche in questo caso dobbiamo comunque considerare i tipi di sintomatologie che abbiamo davanti ed educare anche il nostro atleta a far questo. Quando parlo ai giovani atleti a livello divulgativo, per esempio momenti di serate o di squadre, la prima cosa che insegno ai giovani atleti è quella di prepararsi una merenda da portare nella borsa, non farlo fare alla mamma ma farlo loro in maniera che diventino responsabili, e subito consumarla in spogliatoio. Ovviamente non è una merenda confezionata, ma in questo caso magari può essere un frutto più ad alto indice glicemico, come una banana matura, anche più ricca di zuccheri, insieme a un pezzo di parmigiano, oppure un mezzo toast, insomma la cosa che anche più riesce a conservarsi a seconda del momento in cui si allenerà l'atleta. E questo permette anche di creare un'educazione alimentare nel tempo ed attivare anche gli stimoli dell'allenamento, perché, e poi chiudo, una cosa che succede sempre anche ai giovani atleti è quella di trovarsi in una situazione di vita in cui c'è un fabbisogno di proteine superiore rispetto al soggetto adulto che ormai è cresciuto, e al tempo stesso hanno anche un'ulteriore richiesta, perché si allenano magari in maniera estremamente intensa, si pensi ai nuotatori, si pensi a... ai ginnasti, si pensi ai ragazzi dell'atletica leggera, insomma, o anche i giochi di squadra o gli sport di combattimento come di cui tu parlavi prima, come il karate, insomma atleti che si allenano in maniera significativa. Quindi dobbiamo andare a sfruttare tutti quei momenti in cui il nostro organismo ci permette di assorbire tutti questi ingredienti, ecco.